Buongiorno, è un piacere avervi qui questa mattina. Noi siamo l'Officina Nazionale Mezzi d'Opera, una delle 5 officine del reticolo di officine di Rete Ferroviaria Italiana. L'Officina Nazionale Mezzi d'Opera di Catanzaro è il polo d'eccellenza per la manutenzione dei mezzi d'opera. Operano qui una novantina di unità, altissime competenze, grande entusiasmo, lavoro di squadra per far sì che i mezzi d'opera di Rete Ferroviaria Italiana siano sempre nelle migliori condizioni di efficienza e di sicurezza per circolare sui binari e mantenere a loro volta la rete ferroviaria nazionale. Che tipo di interventi vengono eseguiti? Grazie per la domanda. Facciamo interventi di secondo livello, come si dice nel nostro gergo, quindi pesanti. Riusciamo a disassemblare completamente un rotabile e a riassemblarlo completamente revisionato. Facciamo anche attività di revamping, upgrade e prototipazione dei mezzi d'opera. In questo impianto operano una novantina di risorse con varie competenze. L'impianto, come dimensioni, è 45.000 metri quadrati, 17.000 al coperto. E come assunzioni, l'anno scorso abbiamo avuto 28 nuove immissioni. Quindi grande sinergia fra più generazioni. Abbiamo ancora dei rappresentanti della task force che avviarono questo impianto nel lontano 1991, che collaborano e trasferiscono le loro esperienze e competenze ai nuovi assunti dello scorso anno. Ed è veramente un piacere lavorare in squadra. Perché avete pensato di aprire le porte? Per far conoscere al territorio un polo d'eccellenza per l'Italia e per la Calabria, una realtà industriale dove competenze di altissimo livello si sommano per far sì che Rete Ferroviaria Italiana abbia mezzi d'opera sempre efficienti. Quindi parliamo di autocarrelli, profilatrici, rincalzatrici, gru, anche mezzi della diagnostica nazionale. Sente, sicurezza sul lavoro, come siete organizzati? Grande attenzione della società per le risorse umane e per la sicurezza del lavoro, che si tramuta nel tenere sempre attrezzature all'avanguardia, nella formazione continua delle risorse umane, nell'installazione di recente di un defibrillatore automatico che ci consente di intervenire anche in caso di emergenza.